Grazie. Buona giornata. Buongiorno. Signor Enea. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Lei è qui per versare l'IVA, giusto? Sì, ho portato in modo. Sapevo che sarebbe venuto, quindi ho fatto spruzzare nell'aria la sua fragranza preferita. Sente? Dunque, signor Enea, io stavo lavorando sulla sua pratica proprio stanotte. Stanotte? Esattamente. E mi sono reso conto che lei ha diritto a chiedere un rimborso per il 2016. Rimborso oppure... Adesso, mi scusi, sono mortificato, ma non riesco a ricordare la cifra precisa, quindi cerco un attimo. Ha diritto a un rimborso di 1562,38 euro. Cioè, che dovete dare a me? Sì. Ma rimborso per che cosa? Guardi, è un po' lungo da spiegare. Non a caso le ho preparato delle slides che le manderò subito via mail e... Le lascio anche il mio numero di telefono. Sicuramente lei avrà bisogno di farmi domande. Non si faccia problemi, mi chiami quando vuole, veramente. Anche di notte, eh. Le lascio il fisso però, se non le dispiace, perché in questo periodo non mi prende mai il telefono a casa. Forse stanno facendo lavori sulla linea, non so perché. Non è che c'è un errore che poi... No, no, no. Questo è quello che le aspetta, signore. Entro 20 giorni riceverà il suo bonifico, altrimenti... Altrimenti, sennò poi devo consegnare di nuovo tutto e in più pure gli interessi. No, 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 altrimenti volevo dirle che le ho preparato questo modulo per un ricorso. Se dovessero esserci ritardi nei pagamenti, spero proprio di no, lei lo compila e dentro 48 ore lavorative riceverà il bonifico a tutti i costi, più un 10% di interessi maturati. Mi sembra tutto così strano. Perché? Lei sa, è proprio gentile. Qui ci sono le pratiche, i soldi, torno oggi pomeriggio per le 5. Scusi un attimo, scusi. Sto finendo e poi tocca a lei. Scusi, Allora va bene così oggi pomeriggio? No, no, forse non ha capito, non tocca a lei. Sto parlando con il signore. Non è un parcheggio ore questo dove lei arriva a lasciare le sue pratiche e poi tornando ha finito di fare shopping. E lei si mette in fila e quando tocca a lei la servirò. Guardi, io sono il cugino del direttore. Vabbè, va. No, 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 stia. Ho capito, allora? E allora? Boh, avrò pure dei diritti, no? Boh, bel piacere, chiamami l'impiegato della settimana scorsa. Ah, ho capito, lei vuole parlare con... Non lavoro più qui, mi dispiace. E lo sa perché? Lo sapete perché? Perché qui dentro da oggi le cose sono cambiate. Scusate, scusate, chiariamoci subito. Per caso ci sono altri parenti, cugini o compagni di liceo e amici del nostro direttore? Quella è la porta. Abbiamo anche persone magari che hanno portato bustarelle, regali, selvaggina nella speranza di ottenere qualche agevolazione. Potete seguirli per cortesia? Falsi invalidi? Per caso ci sono anche professionisti che hanno un'attività bloccata? Che vengono rimpallati di ufficio in ufficio come se fosse una caccia al tesoro e che non riescono a trovare nessuno disposto a dargli una mano? Sì, perfetto. Lei allora può restare, si mette in fila dietro al signor Enea e risolveremo anche il suo di problema.